Per quanto riguarda sempre la qualità dell'organico, i corpi estranei, cioè i materiali non compostabili, questo 2, 3, 4, 5%, sono costituiti da errori che il cittadino normalmente fa, 1-2%, ma purtroppo sono costituiti anche da ancora presenza di sacchetti in polietilene o altri materiali non compostabili. Quindi incide ancora per un 2-3% l'utilizzo del sacchetto non compostabile. Sta diminuendo, devo dire, il sacchetto di polietilene per la raccolta dell'organico, sta diminuendo drasticamente, stanno aumentando i sacchetti, i materiali compostabili a norma europea, quindi a norma dello standard europeo. Devo dire anche su Milano no, ma sul centro Italia e sud Italia purtroppo stanno aumentando anche i sacchetti sedicenti biodegradabili ma non compostabili, quindi sono sacchetti additivati che purtroppo non sono idonei all'impianto di compostaggio, quindi al trattamento della filiera del compostaggio.